Ciao, ti do il benvenuto in questo webinar dove andiamo a parlare della moxibustione. La moxibustione è una pratica della medicina tradizionale cinese. Eh, ora noi la andremo a vedere sotto l'ottica, diciamo, eh, sportiva, quindi vediamo la moxibustione adattata a... Al contesto dello sportivo lo vedremo, diciamo, in queste tre eh, in questo ciclo piccolo ciclo di tre incontri. Allora, intanto, una, ti do una breve eh, eh, spiegazione di quello che è il mio percorso formativo. Io nasco nelle scienze motorie, eh, poi mi sono specializzato nella parte preventiva adattata. Mi sono appassionato al mondo della medicina tradizionale cinese attraverso le cosiddette ginnastiche di lunga vita o anche meditazioni in movimento, del qigong e del tai chi. C'è tutta la parte posturale che ho sviluppato e quindi fondamentalmente il mio percorso eh, riguarda eh, le branche della postura, delle ginnastiche energetiche e del massaggio tuina, che è il massaggio legato alla medicina tradizionale cinese. Di cui appunto la coppettazione e la moxibustione ehm, sono due fra le eh, tecniche, fra gli ausili del massaggio più conosciute e più famose. E in questo senso in ATS mi occupo di, di questa formazione. Allora prima di partire un attimino sul concetto più specifico di moxibustione. È anche giusto ricordare un attimino le differenze fra concetto di medicina orientale e medicina occidentale. Ehm, noi in ATS in questo senso ci proponiamo sempre un, un po' a ponte: nel senso, non è che esistono dei modelli che hanno la verità assoluta in senso stretto. Sicuramente ci sono dei modelli che possono essere più utili in determinate circostanze, in determinati contesti. Di sicuro la medicina orientale ha sempre avuto un grosso impatto sulla componente preventiva della salute. In questo concetto di prevenzione si sposa molto bene anche il concetto del movimento e delle scienze motorie che possono veramente apportare un, e apportano di fatto un grande contributo a livello preventivo. Ed è anche questo aspetto della prevenzione che poi mi ha avvicinato parte, al mondo orientale partendo dalle ginnastiche orientali che si sono sempre preposte la prevenzione innanzitutto, mentre la medicina occidentale sappiamo molto bene che ha più un approccio di tipo emergenziale, spesso sintomatico dove si tende Ehm, magari un po' a eh, sacrificare quello che è lo stile di vita a 360 gradi. Cioè, spesso si arriva a una prescrizione farmacologica di tipo sintomatico, senza prendere in esame lo stile di vita complessivo della persona. E questo è importante perché anche la moxibustione poi, diciamo, si mh, viene a delineare in questo contesto di osservazione a 360 gradi. Per lavorare bene sulla salute di un individuo, ma anche dello sportivo, eh, inevitabilmente bisogna comprendere un pochino quello che è anche il suo stile di vita a 360 gradi. Quindi comprendere la parte anche dell'alimentazione, il riposo, tanti aspetti. Ehm, perché questo poi crea i presupposti per effettivamente lavorare sulla persona. Quindi non si tratta di come dire, sopprimere il sintomo ma cercare di favorire i meccanismi fisiologici che possono permettere questo senso allo sportivo di avere una buona eh, performance, ma comunque alla persona di vivere il più possibile in maniera equilibrata. Ecco, in questo senso la medicina orientale è una medicina anche vorrei dire mh, responsabilizzante nel senso che eh, dà anche degli strumenti alla persona affinché possa essere lei stessa un pochino la protagonista in quello che è il percorso di, ehm, di salute e di riequilibrio e non un semplice insieme vuoto che va dall'operatore o dal medico fa facendosi trattare ma senza avere la pre prendere, senza prendere in, in esame, diciamo, quello che lei può fare per se stessa. Quindi, questo è un qualche cosa di importante. Per lavorare sulla persona a 360 gradi, noi dobbiamo sempre osservare quello che è, quelli che sono poi i modelli comportamentali, eh? quelli che vengono anche definiti fattori biopsicosociali. Ehm, e quindi la salute a 360 gradi. Questo poi si sposa benissimo con quello che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice riguardo che cosa sia la salute, cioè un completo benessere eh, fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia. Questo ricordiamocelo sempre e in questo senso le scienze motorie eh, effettivamente hanno un, un grande ruolo eh, in, in, questa, in questa dinamica. Tra l'altro, perché parlare anche di moxibustione o di medicina orientale e magari ancora di più di medicina tradizionale cinese? Perché oggi la medicina orientale e anche la stessa medicina tradizionale cinese sempre più fanno parte di un concetto di medicina, direi, mh, globale, nel senso che, come puoi vedere nella slide. In quello che sarà il prossimo compendio medico globale ehm, inseri, verrà inserita la medicina orientale, la medicina cinese, all'interno di quelle che sono le politiche mondiali sanitarie. E quindi anche termini come yin e yang, chi, ovvero il concetto di energia vitale della persona, non è che saranno poi solo termini inerenti alla medicina cinese, facendone quindi diciamo una componente medica lontana da noi, ma di fatto ci sarà una compenetrazione di concetti che appunto eh, integreranno quelli che sono i concetti che ci sono magari più vicini a noi dal punto di vista della medicina occidentale. Quindi oggi più che mai iniziare in qualche modo, direi, a masticare anche concetti chiave inerenti alla medicina orientale è un qualche cosa di importante perché sempre di più eh, il futuro direi che è un futuro integrato fra Oriente e Occidente. Voglio ricordare un po' quello che si diceva prima. Eh, il nostro modello, sicuramente interventistico a livello medico occidentale, è molto buono per quello che riguarda le urgenze, le emergenze, eh, la cura sintomatica attraverso tutto quello che è la farmacologia, ma la medicina orientale ci dà veramente tanti strumenti, tra cui anche il movimento, attenzione, quindi in questo senso anche le scienze motorie, che sono di fatto, anche se non è di, ancora diciamo, a livello conclamato un, un qualche cosa di sanitario, ma il movimento è terapeutico, no? quindi ricordiamocelo, e in questo senso anche la medicina orientale vede nel movimento una forma di terapia. Per cui ricordiamoci questo aspetto qua, che la medicina orientale, eh, più della medicina occidentale, ci dà tante chiavi di lettura per lavorare in maniera preventiva sulla salute della persona e su cercare di sostenere quell'equilibrio vitale che fa da presupposto poi a, 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 fa sì che la persona stia bene fondamentalmente. Quindi, la moxibustione è solo un piccolo tassello di quello che è eh, la medicina orientale, la medicina cinese che spesso magari si pensa Scienzemotorie.com presenta la prima piattaforma professionale al mondo dedicata alle scienze motorie. Salute, prevenzione, rieducazione, performance, ricerca scientifica, educazione, mindset e molto altro raccolti in un unico progetto senza precedenti. Visita adesso il sito scienzemotorie.com, i professionisti delle scienze motorie.